Andrea Petavino, capitano dell'Acqua San Bernardo San Biagio, forse troppo facile in casa, oggi decisamente più complicata la situazione qui a Neive. Sì, sicuramente qua i nostri avversari sappiamo giocano in un altro modo, giocano in modi più concreti. Abbiamo fatto un bruttino primo tempo perché dovevamo andare in vantaggio, invece siamo andati 5 pari. Nella ripresa loro sono cresciuti, noi siamo un po' calati. E partita poi condizionata tutta la partita, tutto il tempo dal vento, quindi è stata anche un po' complicata tecnicamente, diciamo. Bravi loro, soprattutto Fabio, a sfruttare bene la battuta con aria contro. E niente, adesso andiamo allo spareggio. Come ci si prepara per una partita che può valere una stagione? Niente, facciamo allenamenti come abbiamo sempre fatto. E sicuramente a fine stagione non andiamo a esagerare con gli allenamenti, perché lo vediamo un po' tutte e quattro le squadre che siamo in semifinale, siamo tutte abbastanza, non diciamo alla corda, ma tutte e quattro abbastanza tribolanti, si vede che non giochiamo più tutte e quattro come giocavamo metà stagione, ma perché la stagione purtroppo è lunga. Sì, si è visto un po' anche di tuo affaticamento dal 7 pari in avanti, si è proprio visto un calo. Assolutamente, sì, purtroppo c'è stato un brutto calo e bravi loro a sfruttarlo comunque, sicuramente. In bocca al lupo per lo spareggio. Crepi. Fabio Gatti, capitano della Morando Neivese, beh, dopo la brutta prestazione, bisogna dirlo, di San Biagio Mondovì, oggi tutta un'altra storia qui in casa, anche se avete faticato un bel po'. Sì, è ovvio che quando arrivi in questi momenti qua, in semifinale, le partite sono dure, perché giustamente le squadre arrivano qui perché sono forti. Noi abbiamo fatto una bruttissima prestazione la San Biagio e volevamo riscattare almeno l'andata. E perché volevamo fare una bella partita, cercare di non chiudere in questo modo il campionato, volevamo almeno portarli allo spareggio, così ci siamo riusciti, tribulando giustamente, perché loro comunque sono una grande squadra, hanno fatto vedere comunque che sono forti durante tutta la stagione. E noi siamo stati forse un pochino più decisi nei momenti decisivi, come infatti 11-8, comunque una partita tirata. È stata difficile perché comunque faceva anche tanto caldo, poi grazie anche al vento che girava è stato complicato. Adesso andremo allo spareggio noi o loro per continuare ad andare avanti e speriamo che siamo noi, comunque noi daremo il tutto e vedremo. Tra l'altro voglio chiederti anche così una battuta sul tuo ex campo, su Monticello d'Alba, Marco Battaglino, la sella sul lato monticellese che ha espugnato Taggia, te l'aspettavi questo risultato? Guarda, io Marco non ci avevo mai giocato contro prima di quest'anno, l'ho visto in un amichevole qua con noi nel precampionato, gli ho fatto i complimenti perché mi aveva sorpreso e infatti avevo visto che faceva grandi cose, è partito un pelino contratto, però adesso sta andando forte, è venuto anche contro di noi in Coppa, quindi vuol dire comunque è sul pezzo. Lassù lui aveva già vinto una volta, ci stava, lui comunque ha una bella squadra, lui è molto bravo, se riesce a sfruttare tutte le sue capacità può anche andare in finale.